Bentornati amici di Obiettivo News, siamo qui oggi per concludere quello che è stato il percorso legato a Miss Paradisia. Miss Paradisia 2023 si è chiuso domenica con la finale a Verzano San Pietro, che ha eletto la nuova Miss Paradisia che ha preso il posto di Erika Vacchiero ed è qui con noi, la conoscete già e sono molto felice di annunciarla. E Ludovica Timossi, bentornata. Grazie. E complimenti per questa, per questa vittoria. Con te c'è Beppe Verlier, patron del concorso, che ti ha accompagnato e vi ha accompagnato per tutta, per tutte queste cinque tappe più la finale. Sì. Cosa si prova ad essere stata incoronata Miss Paradisia e a dover rappresentare per tutto l'anno, il prossimo anno, il tuo ruolo? Si prova una grandissima emozione e ancora oggi non riesco ancora a crederci. È davvero bello, sento comunque veramente il cuore che mi scoppia di gioia e veramente sono davvero tanto tanto contenta. Te l'aspettavi? No, per niente, non me l'aspettavo. Si è visto? Sì, no, sì, penso si possa vedere dalle foto, dall'emozione, sì, è stata davvero una grande emozione che ricorderò assolutamente per tutta la mia vita. Avevamo detto quando sei stata nostra ospite, perché ricordiamo hai vinto anche la fascia di Miss Obiettivo News, sì, che ti sarebbe piaciuto riuscire ad arrivare vittoriosa alla fine di questa avventura, e così è stato. Sì. Un'avventura che ripeteresti? Sì, assolutamente, soprattutto per quanto riguarda cosa significa questo concorso, perché è legato al territorio ed è una cosa davvero molto bella, perché mi ha fatto scoprire anche nuovi luoghi che io magari conoscevo solamente per sentito dire, ma poi soprattutto anche per il legame che si crea con tutte le altre ragazze, che è davvero un bel legame, più un'amicizia vera e propria, genuina. Sì, una bella immagine è stata anche quando Beppe ti ha proclamata, che sì, ti sono praticamente, ti hanno travolto in un grandissimo abbraccio, sintomo comunque, sì, segno di un grande rapporto vero di amicizia che c'è tra di voi. Sì, quello penso sia stato il momento migliore di tutto questo percorso, perché ho sentito proprio il calore delle altre ragazze vicino, ognuna mi ha sostenuto sempre, hanno sempre creduto in me fin da subito. È davvero molto molto bello, non me l'aspettavo. Beh, quindi è sicuramente un ricordo che porterai, cioè che potrai anche coltivare, perché comunque le amicizie non si perdono adesso che il concorso è finito. Sì, assolutamente, infatti non vedo l'ora di rivederle, ho già detto a tutte, ci dobbiamo vedere assolutamente, dobbiamo organizzare qualcosa per vederci, sì. Beppe, percorso finito per quest'anno, vogliamo tirare le somme di quello che è stato Miss Paradiso 2023? Sì, certamente, intanto grazie anche a voi che ci avete seguito in tutto quest'anno. Come dicevate entrambe, sì, è vero, la cosa più bella forse di tutto è proprio quello che poi si è visto nella finale, dove con la proclamazione c'è stato il vero sostegno e tipo delle compagne, quindi questo forse è il messaggio più bello che tutti gli anni con Paradisia rimane, e appunto rapporti e amicizie che durano poi, no? Quindi questa è la cosa più positiva e di orgoglio che ci rimane. Si è concluso dopo quasi un anno di nuovo di lavoro, e con molto piacere appunto per la vittoria di Ludovica, che come tante altre ragazze si sono impegnate, dedicate, e quindi sarà sicuramente un piacere portare avanti quest'anno la nuova rappresentante, che anche lei avrà modo di lavorare sul territorio eccetera, e in bocca al lupo anche sia lei che le altre per le nuove avventure che potranno scaturire appunto da questa partenza, perché poi alla fine è l'inizio, no? Non si è mai arrivati, ma è sempre un punto di partenza, quindi anche io faccio un ringraziamento a tutte, una buona continuazione a Ludovica, che sicuramente ha dimostrato, oltre ad arrivare alla gente, al pubblico, ha dimostrato di essere già entrata nell'ottica di quella che può essere poi una Miss, che prima di tutto, se vogliamo, è nella testa, prima ancora che nell'aspetto. Quindi sicuramente farà un ottimo lavoro e avrà una bella strada davanti.
Quali saranno il suo compito d'ora in avanti? Cioè, adesso lei sta diventando Miss Paradisia, il prossimo anno rappresenterà appunto Paradisia. Effettivamente lei che cosa dovrà fare? Allora, in buona sostanza poi colei che porta la corona, se vogliamo, si fa un po' portavoce di quello che è il concorso, quindi nei suoi tour che potrà fare sia lavorativi che come ospite in varie zone del territorio, eventi e quant'altro, sarà un po' quello di portare la voce del concorso, un po', quindi sì, la voce del concorso, cos'è Miss Paradisia e cosa andremo a fare, cosa farà Miss Paradisia durante l'anno prossimo, quindi farà proprio la portavoce del concorso e delle nuove iniziative che il concorso avrà, quindi poi starà anche a lei portare del suo nelle varie zone dove andremo. Un impegno quindi importante questo, perché come diceva Beppe sarai, rappresenterai un territorio ma anche le persone che in te hanno saputo vedere, forse sicuramente oltre l'aspetto fisico, sei una bellissima ragazza, ma come ti ho portato ieri messaggi che mi arrivano da persone che assolutamente non ti conoscono, che ti fanno i complimenti oltre che per la tua bellezza, per quello che i tuoi occhi riescono a trasmettere, quindi anche una comunicazione non verbale che è molto molto importante. Sei contenta di questo? Moltissimo, perché penso che una delle cose più belle sia proprio sentirsi dire queste parole, leggere questi messaggi che arrivano, assolutamente, perché i miei genitori mi hanno sempre detto che io sono un libro aperto e che con gli occhi trasmetto tutto quello che provo. E è una cosa che mi piace molto perché riesco ad essere vera e quindi riesco ad essere comunque spontanea subito. Sì. Un modo per comunicare è importante, comunque quello non verbale, al di là delle parole che poi si possono dire, si capisce guardando in faccia una persona se è vero quello che sta cercando di esprimere. Adesso un po' di vacanza, tu non hai maturità, non hai niente, quindi ti si prospetta un'estate da Miss? È un'estate abbastanza impegnata e trucco parrucco che deve sempre bene, perfetto, poi non ero abituata prima, però mi impegnerò. E poi andrò a lavorare da fine luglio a tutto agosto in montagna. Quindi non ti riposi? No, no. Anche questa è un'altra esperienza. Sì, l'avevo già fatta l'anno scorso e quest'anno sono voluta ritornare. Sì, sì, quindi anche un altro messaggio che puoi trasmettere alle tue coetanee è che comunque bisogna conquistarsele, no? Gli obiettivi vanno perseguiti ma vanno conquistati con la sì, fatica, con il sacrificio. Assolutamente, vanno sudati gli obiettivi, sì. Sì, sì, perché se si vuole raggiungere il proprio obiettivo, il proprio sogno, bisogna davvero darsi da fare. Sì. Vuoi ringraziare qualcuno? Sì, voglio ringraziare i miei genitori, mio fratello, che mi hanno sostenuto fin da subito, le mie amiche e Beppe, assolutamente, per aver creduto in me. E do inizio. Le mie compagne di squadra, di avventura, e poi voglio ringraziare voi, te Diana, perché mi hai subito messo a mio agio, avevi sempre una parola giusta, di conforto in ogni occasione, anche solo con uno sguardo, mi hai sempre aiutata. La comunicazione non verbale di cui parlavo prima. Grazie. Grazie a te. Beppe, adesso si è concluso 2023, si lavora già per il 2024, un attimo sì. Di tregua. Dici bene, in realtà appunto nemmeno si è concluso che già si sta progettando le nuove tappe avventure del 2024, oltretutto con il connubio con Grand International, di cui poi abbiamo la vincitrice proprio in casa nazionale, abbiamo appunto già sul banco le nuove tappe dell'inizio, perché si riparte a tutti gli effetti, Ludovica con le altre 5 finaliste poi già sono di diritto alla regionale del prossimo anno, quindi in realtà sì, si vorrebbe fare una tregua ma no, poi la tregua non c'è mai, quindi andiamo avanti anche noi con la dedizione, come diceva giustamente Ludovica, la dedizione e l'impegno è la prima cosa per riuscire poi nei risultati, quindi si prosegue in realtà senza troppe vacanze. Quindi un 2023 comunque che si chiude con successo. Siamo contenti, sempre meglio, anche come adesioni di ragazze, come dicevamo già all'inizio stagione.
e quindi sicuramente anche lì l'impegno porta i suoi frutti, risultati anche soddisfacenti, ecco. Quindi sicuramente un mio ringraziamento va a voi, a tutti quanti, a tutte le ragazze e le famiglie che sono seguiti, a lei e a tutti coloro che appunto sono stati attivi nel seguirci. Quindi grazie a tutti e aspettiamo il prossimo anno. Grazie a voi, grazie per tutto questo percorso passato insieme. Buone vacanze, chi le farà, chi non le farà, buon lavoro. Mi raccomando, non perdere mai questo bel sorriso che hai. E noi amici di Obiettivo News vi salutiamo con il Miss Paradiso 2023, si chiude qui oggi questo percorso, vi diamo appuntamento, speriamo al prossimo anno, voi comunque continuate a seguirci su tutti i nostri canali social, su ONTV Web e ovviamente su Obiettivo News. A presto!